Cataldo Scavuzzo, sono il presidente del PUR, siamo sul territorio di Carrara, si chiamava PUR Progetto Uomini Responsabili e abbiamo l'accreditamento adesso come QAV per quello che riguarda gli uomini maltrattanti. Il PUR nasce nel 2018 su stimolo del CIF, il Centro Italiano Femminile, che comprende anche diciamo, il CAV, il Centro Antiviolenza Femminile. Nasciamo con loro, vengono mandati a Firenze due nostri psicologi, psicoterapeuti, studiano la metodologia CAM appunto del centro di Firenze e ritornano qua in sede e si comincia l'attività con gli uomini che vengono volontariamente al PUR. Io sono la dottoressa Barbara Vatteroni, sono psicologa e psicoterapeuta a indirizzo sistemico e ho una specializzazione poi sulla violenza di genere. All'interno del PUR sono la psicologa che si occupa sia degli incontri individuali che degli incontri di gruppo. A seguito poi invece del codice rosso nel 2019 e quindi con l'arrivo di persone non in maniera volontaria ma in maniera obbligata, cioè praticamente i tribunali obbligavano questi soggetti praticamente denunciati per i reati di violenza di genere, tipo maltrattamenti in famiglia, stalking, lesioni, diciamo, tutte quante diciamo, questa serie di reati che appunto fanno parte dei reati di genere, che patteggiando la pena praticamente potevano usufruire della sospensione condizionale della pena. Sono arrivato al PUR per una denuncia di mia figlia e quindi ho avuto un processo e ho chiesto il patteggiamento. E tramite avvocato sono arrivato, mi ha fatto conoscenza di questa struttura. Allora, io ho avuto dei problemi con una ragazza e sono stato mandato dal giudice. Ho patteggiato, ho riconosciuto che in determinate situazioni non mi sono comportato come un ragazzo dovrebbe comportarsi e quindi sono qui perché sono stato un ragazzo violento, lo riconosco. Allora, il percorso prevede diciamo due tranche. La prima tranche sono 5 colloqui individuali. Sulla base di questi colloqui individuali, poi noi decidiamo se può essere idoneo o non idoneo alla partecipazione al gruppo, perché nel caso ci siano problematiche di grossa dipendenza, di problemi psichiatrici gravi non curati o una scarsissima motivazione, decidiamo anche di eventualmente non far accedere la persona al gruppo. E la seconda parte invece prevede 24 incontri di gruppo che vengono svolti 3 volte al mese all'incirca, dove si vanno ad approfondire varie tematiche che sono ad esempio quella dell'alfabetizzazione emotiva, del parlare di conflitto, violenza, la genitorialità, la sessualità, stereotipi, insomma ci sono tanti argomenti che vengono poi approfonditi all'interno del gruppo. Per quanto riguarda i risultati non è semplicissimo poter dare una risposta univoca, perché poi alla fine ogni persona arriva qua con una sua motivazione al percorso che è inizialmente scarsa perché vengono obbligati. Quando arriviamo normalmente al fine del corso, e questo già è il secondo ciclo, abbiamo persone che comunque ci ringraziano, comunque persone che sono cambiate sicuramente dal punto di vista dell'informazione e anche dal punto di vista dei mezzi e degli strumenti che possono usare in situazioni analoghe a quelle che le ha portati al centro. Quello che è arrivato al PUR era un ragazzo con tante domande, quello di oggi ha tante risposte, grazie al PUR. All'inizio, hai visto, ti senti un po' in imbarazzo, però poi facendo parte di un gruppo cominci ad ascoltare le persone, ti cominci ad aprire, che cosa che tante volte ti tieni dentro e invece poi parlandone che è servito molto.
Il gruppo inizialmente spaventa tantissimo gli uomini per un fatto di privacy, per un fatto che molti si vergognano del motivo per cui sono qua, perché la violenza attiva vergogna, sia negli uomini autori sia nelle donne vittime. Quando poi si inizia a creare veramente il gruppo, in realtà è una risorsa, innanzitutto per una condivisione di esperienze, il fatto di dire non sono l'unico che ha questo problema, il fatto di poter confrontarsi con gli altri da un punto di vista emotivo, ma anche da un punto di vista proprio pratico, di procedure. E poi si attiva anche un confronto nel senso anche di strategie che sono state trovate dall'uno piuttosto che dall'altro per superare il momento di difficoltà emotiva, ma anche nella gestione magari della situazione, dei figli, dà un contenimento emotivo il gruppo. Ho trovato delle persone che si sono messe anche nei miei panni, quindi non sono mai stato giudicato. Con questa serenità ho potuto riflettere e arrivare alle risposte che cercavo. Diciamo che l'obiettivo del PUR, quando è nato, era proprio quello di dare una mano come centro per l'ascolto agli uomini. Noi abbiamo deciso di affrontare il fenomeno della violenza sulle donne dal punto di vista opposto, cioè dalla parte degli uomini. Quindi quello che è l'obiettivo del PUR è cambiare proprio la mentalità. Questa situazione sta cambiando, però dobbiamo ancora essere più ancora incisivi e quindi per essere più incisivi dobbiamo agire dal basso. Dal basso vuol dire dalle scuole, vuol dire già cominciare con i ragazzi, cominciare a fargli capire che c'è una parità tra uomo e donna. Se la persona fosse interessata al nostro servizio, abbiamo dei numeri, a quel punto noi gli diamo la possibilità di venire da noi, gli diamo un primo appuntamento dove vediamo se questa persona che cosa ci chiede e cosa possiamo fare noi per loro. Normalmente tutte le persone che sono venute hanno continuato a venire e con gli uomini che trattiamo anche col discorso del codice rosso una grandissima parte di loro ci chiede come mai non era una conoscenza che ci fossero dei centri che potevano in qualche maniera dare loro una mano. Lo consiglierei a tutte quelle persone che a volte si sentono sicuri di sé e non vogliono essere aiutate, ma invece questa ti porta a arrivare a una cosa molto positiva. Guarda, io lo consiglierei a chi riconosce che ha delle domande, insomma, da chiedere a se stesso. Ecco, io tramite questa relazione ho capito i miei errori, ma anche quello che voglio nella vita.